parlare di basket l'avevamo annunciato prima enrico della torre ha incontrato nicola santoro per parlare di quella che è stata la stagione per delle squadre del nostro golfo e non solo tanto basket forever un bel progetto che a noi piace seguire da vicino vediamo l'incontro tra enrico della torre e nicola santoro parliamo di basket parliamo di basket con un ospite eh, graditissimo nicola santoro benvenuto nicola grazie buonasera a tutti allora siamo agli sgoccioli di questa stagione, playoff per uh, le diverse squadre del nostro territorio. Uh, scauri, Fabiani e uh, Giambo che domenica purtroppo ha perso la seconda gara in trasferta e quindi probabilmente è fuori dal, dal giro. Sì, uh, cominciando dallo Scauri. Uh, ha fatto un ottimo campionato secondo il mio punto di vista forse oltre le aspettative per chi è veramente del campo uh, peccato della partita che ha perso col palestrino in casa se no forse poteva cambiare qualcosa adesso affronta questi playoff andando a palermo uh, domenica um, Partita difficile ma secondo me abbordabile per i colori bianco-azzurri. Eh, ho visto la partita qui in casa che hanno fatto nel girone di qualificazione. Eh, potrebbero vincere. L'importante è vincere la prima perché tornare poi dopo la domenica successiva con un'eventuale vittoria qui a Scauri, lì la vedo un po' più dura. È per il viaggio, è perché l'ambiente, tutto il resto. In più vincendo subito a Palermo penso che mercoledì eh, il palazzetto di Scauri ripresenterà un nuovo pienone perché il basket Scauri attira e i tifosi scauresi e i tifosi di tutto il circondario. Diciamo che del golfo Scauri è diciamo, l'attrazione per tutti noi amanti della pallacanestro da, da tantissimi anni. Eh, e per uh, il campionato che fa e per la struttura che ha e per la tradizione che non scema mai: il uh, playoff anche per uh, la Fabiani Formia? Sì, se non sbaglio, dovrebbe giocare col Sora? No, cioè dovrebbe giocare la con la Tiber, avendo perso l'ultima gara con, con l'Anzio cioè, se... o, o anzi, con Anzio uh, con la Tiber. Sicuramente, Sora. Uh, la è un po' più difficile perché solo c'ha due americani e quindi vengono contrapposti a loro. Però se tu mi dici che deve giocare con la Tiber, anche questo ho visto la partita a Formia durante il campionato, la Tiber è una squadra esperta, ha fatto tanti campionati di Serie B, ha un campo un po' particolare, un po' cupo, chiuso, scuro. Un parquet molto scuro, è piccolo, eh, sempre un po' meglio del nostro campo di Formio, <ride> sicuramente, però è un po' particolare. Alla ha, ha spinta di è una squadra anche abbastanza giovane, però ricordiamoci che è molto esperta. Ha fatto tantissimi campionati di serie B, tantissimi campionati di serie C. Eh, la Fabiani è diciamo che tracker dipendente soprattutto se lui sì. eh, è in giornata di Viena lui può fare eh, tanto e determinare tanta, tanto la partita un giocatore come lui è difficile trovarlo in questo campionato anche se gioca un po' troppo solo però questi campionati uno o due giocatori Fanno la differenza, soprattutto se sono stranieri. Che ho visto la regola nuova che hanno messo da quest'anno: eh, è un qualcosa in più. Come i due americani di, di Sora, sono veramente notevoli. Abbiamo visto eh, la Fabiani, eh, una, una squadra che ha delle ottime individualità, forse quello che dicevamo anche a inizio eh, stagione. Una squadra che eh, ha più individualità che collettivo. Ha più di due attacchi collettivi e poi se la diciamo tutta, la Fabiani è stata una squadra che è andata avanti di settimana in settimana, eh, non, non sono partiti tutti insieme dall'inizio, qualcuno è andato via per problemi. Eh. Un po' un cantiere... Esatto, è, un cantiere, è stato un cantiere aperto fino adesso. Eh, Fabri è un allenatore che... Eh, lavora tanto, eh, se avesse avuto forse tutti gli atleti dall'inizio si poteva parlare di una posizione sicuramente migliore di quella di adesso, <coughs> anche perché eh, lui può sfruttare eh, gli allenamenti. Noi sappiamo che loro si allenano quattro volte a settimana, eh, in Serie C ormai non tutte le squadre hanno questa possibilità, eh, il livello si è molto abbassato, sia la Serie C Gold che la Serie C Silver. Uh, veramente ci sono state partite che non, mm -hmm. uh, non, non davano nessuno stimolo, quindi chi ha l'opportunità di allenarsi è bene, sicuramente tra, trarrà vantaggi a fine campionato. Il, in Serie C Silver altro cantiere il, il basket Serapo con, purtroppo sì poi giovani. con la squalifica che ha di questi 60 giorni ha pesato tantissimo se no penso si sarebbe potuto salvare tranquillamente eh, forse poteva anche andare nei playoff però Gaeta diciamo che è un discorso diverso allora inizio campionato non hanno fatto nessun discorso di vittoria oppure di qualificarci, terzi, quarti, hanno voluto fare questa scelta politica dei giovani, in parte la stanno mantenendo questa promessa, in parte no, però diciamo che Coscione e Mannarelli eh, stanno facendo la loro parte, hanno i loro minuti in campo e quindi diciamo che questo eh, rispecchia quanto hanno detto chiaramente però eh, si trovano nella parte bassa della classifica un po' per gli infortuni che ha avuto Refini Guido Violo che non può essere presente in tutte le partite per problemi di lavoro eh, però loro erano coscienti di tutto questo sono andati avanti l'unica pecca è questa squalifica di Marrocco che come mi hanno raccontato forse è stata un po' troppo esagerata speriamo nell'ultima partita domenica che riescano a guardare una posizione un po' più vantaggiosa per uh, i playout. Diciamo che per loro è un po' un, un progetto a lungo termine, visto che puntano diciamo, soprattutto sui giovani. Speriamo di sì, perché se andiamo a parlare un po' dei giovani in tutto il golf, per me l'unica squadra che veramente sta coltivando un po' più seriamente il tutto è il Basket Scauri. Che il Gaeta c'ha un under 18, poi non ha nulla sì, ha due squadrette perché sono obbligati a farle. Però non è che hanno grosso, questo grosso vivaio. Uh, il Metaformi a Basketball purtroppo è un progetto nato uh, soprattutto per i giovani, ma è andato scemando, quest'anno ha fatto solo tre campionati solo fino all'Under 16. E questo per me come vedo io, la pallacanestro non è bello. Vedere una squadra di serie C2 in questo girone che è stato super, fa super facile. Uh, avere in panchina. Uh, pochi ragazzi di Formia uh, non va bene, non fare il campionato under 17, under 18. Non va bene se tu fai una C2, devi avere l'obbligo di fare questi campionati perché loro dovrebbero essere il serbatoio per... per il futuro. Ma questo è un discorso forse un po' troppo ampio perché è la federazione proprio che dovrebbe imporre, secondo me, una C2. Under 20-22, con uno o due senior, qua invece purtroppo si sta facendo il contrario: e i ragazzi non giocano in C2, non giocano in C Gold, non giocano in Serie B, poi in Serie A2 non giocano, sono tutti gli stranieri, uno è stranieri, poi la nazionale non si qualifica. Secondo me bisogna rimodellare tutti e eh, riformulare tutti i campionati per veramente creare un se settori giovanili che danno l'infa alle prime squadre. Beh Diciamo che questo del, dei settori giovanili è un po' in tutti gli sport, cioè il settore giovanile è lasciato molto da parte in quasi tutti gli sport. Si sì, sicuramente, soltanto... però quelle poche società che fanno questo, questa scelta, eh, vediamo quella più vicina a noi, eh, Stella Azzurra tutti criticano la Stella Azzurra perché fa un cammino di serie B un po' scadente però la Stella Azzurra ha puntato sui giovani, cioè ha tantissimi giovani e in, poi li dà in giro per tutte le squadre che hanno bisogno dei giovani perché poi le squadre hanno, hanno l'obbligo di schierare i giovani e quindi Stella Azzurra crea i giovani, eh, li manda via incassa soldi e fa il cammino di serie B con altri giovani che fa crescere l'anno prossimo perché? Perché la Stella Azzurra ha deciso che se vince il campionato e forse se raccoglie tutti i migliori suoi che c'è in tutta Italia, vince il campionato e va a fare una 2, i costi non, non gli permetterebbe di, di, eh. di mantenere il campionato. Quindi a questo punto, che cosa faccio a fare la 2? È una scelta giusta, ponderata, che io ho sempre ammirato, di Arcangeli, che è il factotum della Stella Azzurra, è da applaudire. È inutile che facciamo fare il campionato al basket Napoli che sono sei anni che inizia il campionato, no, e poi, poi sì. a metà campionato i lodi, non paga in asse non baga, e lo stromettiamo poi si ricomprere il titolo da un'altra parte e glielo facciamo rifare. Penso che questo è il male della... Anche perché della con una situazione del genere poi si falsano anche un pochino i campionati. Si falsano i campionati, si mette in mezzo alla strada. Giocatori professionisti che hanno famiglie, hanno ragazzi, che sono attratti procuratori, un altro disastro della pallacanestro. Vanno a presentare contratti faraonici e poi dopo un mese, un mese e mezzo mm. non pagano più, non pagano le bollette, non pagano gli affitti, li cacciano da casa, non sanno dove andare a mangiare e questo non va bene. La federazione secondo me deve mettere un punto, girare pagina e, e ripartire seriamente con tutto. Da tutti i campionati, dalla base dai giovanili e tutto il resto: una realtà che sicuramente è più vicina a te è il, la promozione dove c'è la Jumbo Basket che sta facendo i playoff che purtroppo non sono andati come sì. ci si aspettava. Io, il Jumbo, l'avevo pronosticato come prima in classifica nel nostro girone perché anche noi del Basket Forever abbiamo partecipato a questo campionato, però noi l'abbiamo par partecipato sotto un'altra veste che poi spiegheremo. L'avevo pronosticata prima, così è stato, come lo pronosticavo che avrebbe passato questo mini girone per accedere ai playoff veri e propri. Eh, purtroppo sono incappati in una brutta giornata la prima che sono andato a vedere, eh, hanno trovato una squadra, eh, mai, io penso non ho mai visto una percentuale da tre della, della squadra avversaria di Roma contro di loro, chiunque tirava la palla tirava, segnava, eh, ottobre ha provato a mischiare le carte più di una volta, no, non c'è è riuscito. riuscito, ogni volta che stavano lì, lì 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 hanno sbagliato scelte in attacco e purtroppo hanno perso. Leggendo un po' i commenti della partita di domenica, già l'orario, ore 16, andare a Roma alle ore 16 un orario molto particolare. L'arbitraggio li ha molto penalizzati, sì, eh sì. il problema è che adesso eh, loro hanno solo speranze di acciuffare le prime due posizioni e dovrebbero vincere tutte e due, secondo me anche di tanti punti, però hanno avuto tre espulsi più l'allenatore, non sappiamo quante giornate daranno, uscirà il comunicato penso a breve. giovedì o venerdì e vedremo chi potrà stare in campo e se riescono a ribaltare il, il, il risultato fino adesso acquisito. L'unico problema è che parlando con qualche giocatore, con qualche dirigente c'è tanto sconforto e quindi questo Beh, non, sicuramente, è, sicuramente. non è una spinta per far bene questa, queste due prossime partite. Leggevamo il, il commento proprio dalle pagine di un social network di eh, Leccese che diceva appunto che di una partita è, del genere... Non è solo Leccese, ne ho letti altri, e ho sentito anche qualche dirigente quindi... È una cosa comune, purtroppo a questi livelli, promozione Serie D, mettiamo anche la C2 ma un po' meno, gli arbitri non sono granché, eh, bisogna accettarli, però quando vai a Roma, io ho sempre detto se non stai avanti di 15 punti l'ultimo minuto, l'ultimo minuto è 20 secondi, per me puoi perdere anche se stai avanti di 14 punti. Mentre una realtà che conosci bene, insomma, che è proprio la tua, è il Basket Forever, sia come squadra sì. che come eh, progetto che state portando avanti. Sì, come squadra noi abbiamo partecipato a questo campionato di promozione perché eh, sono tutti ragazzi e qualche eh, anzianotto che collaborano nel nostro progetto, il progetto che voi conoscete bene, che ci seguite, che... Promuovete eh? il progetto è Un canestro da favola senza barriere. Ci occupiamo di questi ragazzi eh, down. Sono cresciuti rispetto all'anno scorso, erano 14, adesso ne abbiamo 21. Tu hai avuto modo di vederli e conoscerli a Natale la festa tradizionale che noi facciamo. Quindi, questi ragazzi che mi aiutano, hanno detto: Proviamo a fare il campionato. E io, con i dirigenti, abbiamo detto: vabbè, Accontentiamoli, senza pretese, senza nulla a chiedere a loro. Siamo partiti, chiaramente eh, sono tutti ragazzi che o non giocavano eh, da tanto tempo o che giocavano poco con le loro società di appartenenza, eh, quindi abbiamo dovuto lavorare tanto, abbiamo fatto solo due punti nel primo girone d'andata, ne abbiamo fatti otto nel girone di ritorno, con una crescita costante, perché la cosa bella di questo gruppo che abbiamo sempre... Detto a loro che si allenano sempre con uh, costanza, con, con voglia, con passione e quindi sono cresciuti. Abbiamo perso di due ad Anagni, uh, abbiamo perso di sei con uh, il Giambo in Casa al ritorno, abbiamo perso di uno con il Terracina 40.0, abbiamo vinto con la Virtus Fondi l'ultima partita in casa disputando un'ottima partita, abbiamo fatto 96 punti, ottime percentuali. Quindi abbiamo fatto una crescita piccola, costante, ma non era quello che ci interessava. Uh, abbiamo, ripeto, abbiamo voluto ripagare l'impegno che io... loro hanno con questi altri ragazzi e nella promozione, grazie alla federazione che ci ha consentito, abbiamo portato avanti, abbiamo fatto un altro piccolo step con questi nostri ragazzi li portavamo in panchina a fare i dirigenti a turno. Quindi i ragazzi del progetto Ungarestro La Favola Senza Barriere erano anche parte attiva di questo campionato. Infatti loro venivano in panchina, noi vi facevamo conoscere gli arbitri, presentavamo i segnapunti, gli allenatori della squadra avversaria, i dirigenti e diciamo che la prima fase, il girone d'andata, ha fatto sì che al girone di ritorno le squadre. Li hanno omaggiati volta per volta con uno zaino, con una maglietta della società loro, ehm, con un cappellino, cose molto belle e noi abbiamo ricambiato con il calendario dei, 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 Nel... loro, dei nostri ragazzi. Beh, un progetto comunque sia. Uh, all'inizio sentivamo un progetto unico in, in Italia che comunque sta, sta dando i suoi risultati unico non, non lo so uh, dei pochi sicuramente perché noi abbiamo cercato di prendere contatti con altre società e che ci hanno anche chiamato da Bolfetta, da Oristano da um, su, nella Liguria, adesso mi sfugge um, che ci chiamano per sapere che cosa stiamo facendo veramente, che cosa portiamo avanti ma loro fanno integrazione, ne hanno 3-4 con loro, mentre a noi sono tutti uguali eh, e quindi è un progetto totalmente diverso dagli altri. Eh, però va molto bene, ci chiamano tante società, ci, ci hanno premiato tantissime, eh, in tantissime manifestazioni, il premio che noi ha fatto che ci dà più orgoglio di tutti è che la Federazione Pallacanestro a dicembre ci ha premiato al Palazzo delle Federazioni con il Basket Awards 2015 proprio per il progetto che stiamo portando avanti. Per noi è stato un qualcosa di inaspettato, ma molto molto piacevole. E devo dire che la Federazione ci segue, infatti ogni settembre ci accompagna in questo progetto, ci ha mandato dei palloni per i ragazzi, delle canotte per i ragazzi eh, e quindi vuol dire che a loro piace. Ci hanno fatto una lettera di encomio, quindi abbiamo preso questo contatto con loro e vediamo come andrà avanti. Abbiamo problemi purtroppo per gli impianti, che purtroppo è un è problema, problema di generale. tutte le società, però. Sì. Mh, quello che sono stato in radio anche tre settimane fa, mi hanno fatto la domanda purtroppo perché c'erano anche rappresentanti del comune di Formia, eh, ma il comune vi è vicino, io devo dire la verità, il comune non mi è vicino, non mi ha dato la palestra per questi ragazzi, noi siamo in una palestra provinciale. Noi vediamo sui giornali, i telegiornali, che quando fanno un qualcosa a Milano, che si apre un bar, un panificio, un albergo in cui lavorano tutti, va belle, belle cose in Italia. Eh, tutti dovremmo farle, poi se c'è qualcuno che, che lo debba... fa non viene appoggiato. E quindi, perché poi ripetiamo: il nostro è un progetto assolutamente gratuito, a noi non paga nessuno, né dei ragazzi né della promozione né della scuola basket, che noi facciamo anche una piccola scuola basket per chi volesse venire eh, da noi, e quindi è tutto, tutto gratuito. E per quanto riguarda i ragazzi del progetto Canestro Senza Barriere. C'è stato un miglioramento? Si, si nota un miglioramento? Sicuramente un sì. Non ragazzi. so se voi andate a vedere sulle pagine Facebook, sul nostro sito, noi ogni tanto mettiamo i filmati perché poi queste cose che noi pubblichiamo ci sono richieste da loro, dai loro genitori, dalla loro associazione. Perché il problema principale loro, perciò ci hanno chiamato per vedere come andava questo progetto, è che loro vogliono far vedere la normalità di questi ragazzi che questi ragazzi possono fare tutto, è ovvio, con, i limiti, con certo, il limite certo. fisico, con il limite di velocità, però palleggiano con due mani, eh, fanno il dai e vai, adesso gli stiamo incominciando a mettere un po' gli esercizi di uno contro uno, però è bello, è bello stare lì, vi ho invitato tante volte, vi rinvito un'altra volta a fare dei filmati, intervistare i genitori, intervistare i ragazzi, sono cresciuti tecnicamente anche tanto. Noi li abbiamo avuto modo di vederli sia nelle esibizioni a Itri quando c'è stato il torneo internazionale di basket, eh, mi ricordo giocarono con eh, i ragazzi della Svezia sì. e con i ragazzi del, del basket in, in carossetta di Santa Lucia e insomma eh, se la cavavano bene. Eh. Sì, ci dispiace, noi sabato proprio dovevamo andare a Santa Lucia perché ci hanno invitato a vedere i play-off. Però hanno anticipato l'orario perché giocano al Porto Torres e il Porto Torres ha chiesto di anticipare perché hanno l'aereo ah, e certo. andare via e quindi eh, nella nostra richiesta ha detto sì, noi veniamo però loro vogliono, loro vogliono giocare, quando vedo eh. un campo di palla vogliono giocare. E mi hanno detto guarda forse c'è problema per farli scendere in campo, quindi spostiamo questo appuntamento con loro perché vogliamo andarci, perché sono stati gentilissimi ad invitarci e vediamo se passano il turno che hanno buone possibilità visto che hanno vinto fuori casa di 14 punti domenica se passa il turno stiamo organizzando per andarci Una successivamente perché quell'esperienza soprattutto tu hai potuto ben vedere eh, hanno fatto esercizi loro non si erano mai visti non si erano mai parlati non immaginavano forse neanche che c'è la palla canestro in carrozzina eh, e sì. abbiamo messo su qualche esercizio che Veramente ha colpito noi e loro, ha emozionato gli spettatori. E penso che ha emozionato, è anche, emozionato te, anche perché a te ti eh, ha scioccato. Sì. Mi ricordo ancora <ride> che mentre ci intervistavi. È vero. eri ancora emozionato. Sì. Eh, che è vero te. perché comunque sia vedere eh, i ragazzi eh, giocare a basket eh, con una tranquillità e una serenità e anche un, una grinta che uno non si aspetta, è veramente... Sì, poi loro penso che se riusciamo a farlo, no, questo lo vorremmo fare l'anno prossimo per vedere se è possibile per incrementare sempre il nostro progetto, uh, vorremmo invitare a turno un po' di società del, del Golfo, del vicinato, a vedere gli allenamenti che fanno questi ragazzi. Hanno un senso del rispetto, un senso della pazienza, un senso dell'ordine che è qualcosa di incredibile, io ho allenato tantissimo a livello giovanile, sia mini basket che categorie superiori, ma loro non hanno nessuna fretta di dimostrare quello che sanno fare rispetto a quello inferiore. Loro sanno che tutti dobbiamo fare canestro, tutti dobbiamo tirare perché tutti dobbiamo migliorare. E questo è un aspetto veramente bello che noi da fuori percepiamo ogni volta, ogni volta che siamo lì. Eh, per esempio domani, quando è stato giovedì eh, è venuto anche Coccia Adessi che si trova nei paraggi, ha voluto venire a vedere mezz'ora dalla perché qualche, alunno, eh, avuto, qualche ragazzo l'ha avuto lui come alunno alla ragioneria. Ha visto e ha visto questi slalom, il cambio mano, che noi con due comandi a bassa voce facciamo e loro eseguono e questo è importante. Cioè. È importante poi anche i genitori molto uniti, molto tranquilli. E niente, andiamo avanti: se abbiamo ostacoli li supereremo, non ci fermeremo mai perché ormai noi non possiamo fare a meno di loro. I genitori ci ringraziano continuamente, ma noi li stiamo ringraziando veramente con il cuore perché ci hanno fatto capire tante cose che immaginavamo ma non capivamo e quindi speriamo che questo progetto vada avanti anche con l'appoggio di chi dovrebbe supportarlo maggiormente. Speriamo. Ringraziamo, ringraziamo Nicola Santoro per questa bella chiacchierata sul basket della nostra zona e continuiamo con la nostra trasmissione.